Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Oggi vi porto un glitch doppio, diciamo. Penso che qualcuno l'abbia già pubblicato, non lo so. Comunque sia, per fare questo glitch dovete mettervi in modalità VIP, ragazzi, in modalità VIP. Una volta che state in modalità VIP, andate a comprare una tuta, queste tute qui, insomma, le prime quattro tute che vedete, rossa, insomma, come cazzo vi pare a voi, come più vi piace. E niente, passiamo al glitch, insomma, la salvate, perché la dovete salvare, come avete visto io l'ho salvata, e andate a parti superiori. Una volta andati a parti superiori dovete andare a maglietta. Questo glitch è valido sia per il personaggio uomo che per il personaggio donna, quindi andate a maglietta, scegliete una maglietta a cazzo di cane, come pare a voi. Poi cosa dovete fare? Dovete tornare tramite il menu interazione a inventario, abiti, e rimettete la tuta che avete appena salvato, ragazzi, quella, nel mio caso quella rossa, poi non so voi quale cazzo di tuta avete. Rimettete questa tuta, una volta messa questa tuta mettete anche i guanti da chirurgo bianchi, i guanti, insomma, comunque con questi riesce. Poi andate a Secure Serve, ragazzi, Secure Serve, andate a stile e andate a cambiare il completo. In pratica mettete il primo da boss, ma non lo dovete selezionare, ci andate sopra e lo togliete. Come vedete mi rimane in questo abbigliamento. Una volta fatto questo, cosa dovete fare? Rimettete i guanti e il glitch è fatto, ragazzi. Mettete i guanti, mi raccomando, andate verso guanti da chirurgo, non andate verso sinistra, non verso destra, perché altrimenti si annulla e dovrete ripetere il glitch. Io adesso metto questi guanti. Comunque dovete andare verso sinistra e non verso destra, mi raccomando. E questo è il primo glitch, lo salvate e avete le braccia invisibili. Questo glitch funziona anche per il personaggio uomo, ma provando a mettersi una camicia con il gilet, chiaramente le braccia invisibili verranno più corte, però funziona con lo stesso procedimento, quindi lo potete fare tranquillamente. Io non l'ho potuto fare, ho provato a farlo con il personaggio donna mettendo il gilet, però non mi funziona in pratica, quindi funziona comunque solo per il personaggio uomo. Ve lo garantisco, è provato. Passiamo al secondo glitch, ragazzi, al secondo glitch. Come state vedendo, avevo provato con il personaggio donna, infatti questo era il completo che avevo provato, però non mi ha funzionato, quindi automaticamente passiamo al secondo e rimettiamo la tuta che abbiamo appena comprato, rossa, bianca, cioè quelle lì, insomma, no? E rifacciamo lo stesso procedimento. Chiaramente dovremo stare sempre in modalità VIP, in modalità boss, insomma, come cazzo la volete chiamare voi. Andiamo comunque a selezionare quello che è un giubbotto da lavoro, il giubbotto da lavoro, quello lì, insomma, da combattimento. Io adesso qui stavo guardando varie cose, però comunque sia non va, perché ho provato a rimettere la camicia ma non funziona niente. Quindi selezionare questo giubbotto e fate la stessa identica procedura, ragazzi, né più e né meno. In pratica andate a tute, vi mettete il guanto da chirurgo. Una volta messo il guanto da chirurgo, andate a Secure Serve, gestione, gestione, andate a stile e in pratica mettete il primo abito e lo togliete. Questo glitch serve per togliere il torso e le braccia. Nel caso della donna non toglie tutto il torso, perché ci abbiamo la cinzura del reggiseno, insomma, però nel caso del personaggio uomo toglie tutto quanto il torso, quindi rimanete solamente con la testa e le gambe. Abbastanza semplice da capire. Una volta fatto questo, come avete visto, rimane semplicemente con il giubbotto da lavoro senza braccia. E cosa basterà fare?
togliere il giubbotto da lavoro, ragazzi. Però in questo caso, nel mio caso, il personaggio viene uno scandalo, quindi per il personaggio donna è un po' così sto glitch. Come state vedendo, gli rimane il coso, toglie il busto, però magari a chi piace lo può pure fare, diciamo, non è una cosa un po' così. A me fa schifo personalmente, però magari può piacere. Niente ragazzi, questi sono i due glitch, uno senza braccia e uno senza torso e braccia per il personaggio uomo e donna. Per questo glitch è tutto, un saluto da Maxi e al prossimo video.